Questa è la storia dell'uomo più idiota del mondo. Ascolta fino alla fine e capirai il perché. C'era una volta un uomo che aveva ereditato molta ricchezza da suo padre, ma che aveva condotto una vita così irregolare e imprudente che in breve tempo aveva speso tutto, fino all'ultimo centesimo. Poi si sedette, incrociò le braccia sul petto e sospirò, pensando alla sua sfortunata condizione. Gli amici di suo padre si radunarono attorno a lui per consolarlo. Uno di loro, un vecchio saggio, gli disse: «Figlio, hai offeso la tua fortuna che ti ha abbandonato. Dovresti andare a cercare la tua fortuna, forse puoi trovarla, e riconciliarti con essa, tornando ad essere un uomo fortunato come prima». L'uomo partì subito e viaggiò tra montagne e pianure in cerca della sua fortuna. Una notte sognò che la sua fortuna fosse un essere umano come lui, che era caduto faccia a terra sulla cima di una montagna alta, sospirando e battendosi il petto tutto il tempo, proprio come lui aveva fatto. Al mattino si alzò e continuò il suo viaggio verso quella montagna. Lungo la strada incontrò un leone fatato seduto su un tumulo di terra accanto alla strada. «Non aver paura, essere umano, procedi», disse il leone. E quando l'uomo si avvicinò, il leone gli chiese dove stesse andando. «Vado a cercare la mia fortuna», rispose l'uomo. «Bene», disse il leone, «la tua fortuna è molto saggia. Chiedile qual è il rimedio per la mia malattia. Sono stato malato per 7 anni. Se trovi il rimedio giusto, ti ricompenserò molto bene». L'uomo accettò e continuò il suo viaggio. Presto arrivò in un bellissimo frutteto, pieno di ogni tipo di frutta. Raccolse alcuni frutti e iniziò a mangiarli, ma erano tutti amari. Allora il giardiniere arrivò e gli chiese dove stesse andando. «Vado a cercare la mia fortuna», rispose l'uomo. «Ti prego, chiedi alla tua fortuna», disse il giardiniere, «qual è il rimedio per il mio frutteto? Ho innestato le mie piante, ma è stato inutile. Ho abbattuto i vecchi alberi e ne ho piantati di nuovi, ma nemmeno questo ha funzionato. Se la tua fortuna può trovare una soluzione, ti ricompenserò generosamente». L'uomo promise di chiedere alla sua fortuna e proseguì il suo viaggio. Presto arrivò a un magnifico palazzo situato in un giardino bello come il paradiso, il cui unico abitante era una bellissima fanciulla. «Chi sei?» chiese la fanciulla vedendo l'uomo. «E perché sei venuto qui?» L'uomo le raccontò la sua storia. «Vedi», disse la fanciulla, «ho questo splendido palazzo e incommensurabile ricchezza e proprietà, ma ho un dolore che cresce nel mio cuore giorno e notte e passo la mia vita a sospirare tutto il tempo. Ti prego, chiedi alla tua fortuna di me, e se mi porti una soluzione per rendermi felice, ti prometto di ricompensarti generosamente». L'uomo promise e proseguì il suo viaggio fino a raggiungere la cima della montagna dove la sua fortuna era caduta sul viso. Raccontò alla sua fortuna della sua sfortunata condizione e espose tutte le sue lamentele. La sua fortuna lo ascoltò attentamente e disse: «Tutto può ancora andare bene, visto che sei venuto così lontano per cercarmi». Poi l'uomo chiese alla sua fortuna le cose che aveva promesso di chiedere e ricevette delle risposte. «Non vuoi venire con me?» chiese l'uomo. «Vai prima tu», rispose la fortuna. «Io verrò dopo di te». Sulla via del ritorno, l'uomo incontrò per primo la fanciulla e le disse: «Il tuo dolore scomparirà e sarai felice non appena sposerai un giovane della tua scelta». Poi incontrò il giardiniere e gli disse: «C'è dell'oro nella sorgente da cui sgorga l'acqua con cui irrigi il tuo frutteto. Le piante assorbono particelle d'oro, il che rende i frutti amari. Devi o irrigare il tuo frutteto con l'acqua di un'altra sorgente o rimuovere l'oro dalla fonte attuale. Allora i tuoi frutti saranno dolci». Poi arrivò al leone fatato.
e gli raccontò come aveva visto la sua fortuna e quali messaggi aveva portato alla fanciulla e al giardiniere. «E quale regalo ti ha fatto la fanciulla?» chiese il leone. «Ha detto», rispose l'uomo, «che si era innamorata di me e mi ha proposto di sposarla, ma ho rifiutato». «E quale ricompensa ti ha dato il giardiniere?» chiese il leone. «Ha tolto l'oro dalla sorgente e me l'ha dato tutto», rispose l'uomo. «Ma ho rifiutato dicendo che non volevo darmi da fare e portare una cosa così pesante per così tanto tempo». «E quale rimedio ha trovato la tua fortuna per la mia malattia?» chiese il leone. «Ha detto», rispose l'uomo, «che non appena avrai divorato la testa di un idiota, sarai guarito». Il leone guardò l'uomo in faccia e disse: «Per il cielo, non riesco a trovare un idiota più grande di te sulla faccia della terra». E colpendo la sua testa con la zampa, ne fece un boccone e l'idiota fu morto. Questa storia ci insegna l'importanza di valutare le opportunità che la vita ci offre e di non sottovalutare la saggezza che può venire da fonti inaspettate. Non lasciare che l'ignoranza o la presunzione ti guidino, ma cerca sempre di apprendere e di crescere. Nel viaggio della vita, ogni passo, ogni incontro, ogni decisione ha un significato. Accetta con gratitudine ciò che la vita ti offre. Impara dai tuoi errori e non permettere mai all'orgoglio di offuscare il tuo cammino. Grazie per aver ascoltato e che la fortuna sia sempre con te. Fino alla prossima volta, resta curioso, resta saggio e resta positivo.